Salve visitatore, mi è iscritto qui a Howler Cave Palace e siamo qui con questo di Clash Royale, ragazzi! Sigla! Shake it! Shake it, bump it, trap it, wump it, wop it. Ragazzi, ci siamo lasciati con l'ultima volta su Clash Royale nel mio account nuovo The Howler, ragazzi. Ora ho un fottuto clan molto inutile che non dona una gran sega. Ce l'hai anche te un clan così? Lascialo. Come potete vedere, sono arrivati in arena 2. Ho 589 trofei e noi andiamo alla grande. E possiamo trovare secchi di merda. Le rape. Lo spawn dei secchi di merda. La torre del secco di merda. Il secco con la mongola. E il secco gigante che porta la bomba gigante. Apriamo questo baule. Oro. Golden Lancieri. Cavaliere gigante. Adesso io farò una partita con il mio decazzo qua nella pozza delle ossa. Per poi fare un'altra cosa ancora più sgorgheggiante di prima. Un'altra cosa che volevo dire è che sono stato contentissimo, ma proprio contentissimo dei quanti cazzo di like e visualizzazioni avete lasciato nel primo video di Clash Royale. Sono contentissimo. Cioè, in 4 ore hanno fatto tipo 60 view, una roba del genere. Se quei video vanno avanti così, per me mi sta anche per guardare le 4 iscritti, quindi minchia. Avanti così, guys, avanti così. E arriveremo in alto un giorno con le scimmiette, ragazzi. Con le scimmiette. Ho quasi vinto, ragazzi. La faccio uscire dal bombaroro alla torre. Vai, bombaroro! Vai, bombaroro! Vai, bombaroro! Uno! No! Gli spiedini andranno a comandare col trattore tangenziale. Pum, 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 pum. E vai, ragazzi, ci va 3-0, ragazzi. Abbiamo il baule magico dell'arena 2 che prossima volta sicuramente ve lo farò vedere in cui lo spacchetto in questo bellissimo gioco. Adesso, ragazzi, vi guardate dell'account che ce l'ho a livello 9. Bene, si fa vedere il mio account. Taglio perché sennò si legge il mio nome. Il mio nome non va bene. Ti do 3 secondi per pensare a che leggendario ho. 1, 2, 3. Se avete indovinato siete di fighi, se non avete indovinato fate schifo. Scrivetelo nei commenti se avete indovinato, se no vi ammazzo la famiglia. 3, 2, 1. Pa 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 pa. Principessa al 2. Boom boom boom. Motherfuckers. E dirai, ole, ma hai shoppato? Non è possibile che tu l'abbia al 2 la principessa. No, non ho shoppato. Perché? Perché una principessa l'ho trovata in un baule magico. E fin là ero contentissimo con la mia principessina, proprio sciallo. La seconda volta in cui ho trovato la principessa è stata in un baule omaggio mentre stavo andando l'ultimo giorno di scuola. La mattina in autobus apro il primo baule omaggio, scorro, principessa. E ho detto, cazzo. E è costato 5.000 migliorarla. Invece per portarla al 3 costerebbe 20.000. E siamo a 4 carte. Vaffanculo, quando il cazzo le troverò 4 carte. Comunque questo deck che vi sto facendo vedere, che voi vedete adesso sul mio schermo, con questo deck ero, allora, sono sceso in arena 6. Avevo 1750 trofei per dei problemi che vabbè lasciamo perdere. Io e mio amico abbiamo fatto questo deck a metà. Io ho preso 4 carte, lui ha preso le altre 4 carte. Abbiamo fatto il deck. Abbiamo fatto 8. Io ho fatto 8 partite con questo deck in arena 6. Vinte tutte. Qui potrei migliorare la roba, ma non ho soldi. Non ho soldi. Poi sicuramente qualche samaritano, perché sicuramente c'è un samaritano sempre nel video, avrà visto che ho 770 gemme. E ho detto, tu hai shoppato per forza! Faccio, no! Non ho shoppato, cazzo! Non ho shoppato. È che da quando gioco a Clash Royale, ho speso pochissime gemme. Ma veramente poche. Infatti potrei comprarmi un baule magico. La prossima volta che mi verrà o un baule gigante o un baule magico,
metterò in mezzo a questo bolle magico che dovremo aprire. E mi sono cocciuccicato abbastanza. Adesso possiamo andare a combattere col mio deck, ragazzi. Montazar, Montazar. Adesso, ragazzi, siamo partiti di merda. Perché abbiamo delle carte di merda. E mettiamo la principessa qua dietro. Appena abbiamo il mana al massimo, si lascia qua dietro. La incanta inizia ad andare avanti. Ah, gigante royale. Si countera così allora. Si va così, si va a comandare. Sì. È l'unica cosa che possiamo fare in questo momento. Quindi sì. Bisogna fare così per forza. Ci beccheremo un po' di danni, ma a noi non importa, perché adesso lui è rimasto praticamente senza Elisir. Anche se ovviamente gli si sarà già ricaricato comunque una parte. Eccola. Lui avrà tipo una specie di un deck a costo molto basso, a quanto pare. Alla torre inferno, alla Valchiria. Ammazzo decente, devo dire che è un mazzo bello. Mettiamo il cannone qua per distrarre la bellissima Valchiria. Intanto no. Ok, va bene. Adesso abbiamo 6 di mana. Lui deve avere, avrà tipo 5-6 di mana come noi. Però noi siamo in vantaggio in teoria, perché noi abbiamo usato meno mana rispetto a lui. Sì, siamo in vantaggio. Sì. Ancora, ragazzi, ma noi mettiamo anche di qua a sto punto. Cioè, che cazzo, ce l'abbiamo anche noi. Però lui ce l'ha all'8, io ce l'ho al 9. Sì, lui me lo fa fuori così. Frecciazze. No! Ok, neanche un colpo. Lui ha usato la palla di fuoco, però i miei barbarossi daranno un colpo ciascuno. No! Due colpi hanno dato in totale. Adesso ne buttiamo questi qua per fare danno. Adesso siamo senza Elisir, questo è un problemino. Lui ha la torre inferno ancora che può schierare. Adesso ce l'avrà in mano. Comunque è una delle prossime carte che gli avrà in mano. Noi piazziamo sempre la principessa qua, perché così riusciamo, appena noi gli mettiamo pressure. Pressure, ragazzi, sentite che... Io non metto il gigante royale adesso. Anzi, adesso sì, lo metto. Però adesso sono convinto che, ecco, appunto, gli avrei fatto questa mossa qua. Aspettate. Ah, merda. Ok, così si fa, così, così. No, l'ha beccata lo stesso, non, questa mossa non mi va bene. Adesso userà la palla di fuoco. No, forse non la usa neanche. No, non la usa neanche. Ne abbiamo qua. Boom, boom, boom. Facciamo così. Lui ha usato la cosa. Ok, la torre di là è andata giù. Vai, 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 vai. Sì, benissimo, benissimo. Abbiamo vinto, abbiamo vinto. Vai, 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 vai. E si va a vincere, ragazzi. Avete visto che funziona il mazzo? Perfetto. Io penso che questo qui sia un ottimo tutorial, perché ditemi se volete che vi spiego anche qualcos'altro mentre faccio, magari, mentre comunque mi sembra di aver spiegato abbastanza di quello, ho spiegato bene cosa stavo facendo. Paura d'oro, perfetto, mi piace. A proposito, con questo mazzo di solito, scusate, di solito con questo mazzo si punta all'1-0. Però se l'avversario vi fa 1-0 prima del per 2, voi dovete cercare di difendere ancora. E verso il per 2 dovete iniziare ad attaccare potente col gigante royale. Però non fate dei mucchi di unità col gigante royale, perché sicuramente l'avversario avrà o lo stregone o la palla di vo o qualsiasi altra cazzata, o la torre bombardiera, che adesso è al 4 luglio, la ripotenzieranno. Oggi è il 30 giugno, la ripotenzieranno. Noi adesso facciamo altre almeno 3 battaglie per riempire tutti i slot baule. Andiamo a comandare Bobone 55. Le foibe non esistono. Vabbè. Penso che sia un italiano. Chissà se guarderà questo video. Non lo guarderà mai, ma cos'è sta roba? Cosa sta facendo? Cosa sta facendo? No, 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 tu non mi freghi. Vabbè. Bisogna fare così per forza. Mi sono beccato un casino di danni, però era l'unica cosa che potessi fare, secondo me. Secondo me però lui sto qua alla palla di fuoco. No. Adesso è beccato un po' di danni anche lui, però. Secondo me abbiamo fatto una bella mossa. Io non metto il gigante royale adesso, perché se lo mettessi resto senza mana. Ecco, non ho più possibilità di difendermi. Ciao, ciao sto mini pecca di merda. Gira di là. Ok.
Ok, dovrebbe morire. Sì, benissimo. Ecco, noi adesso abbiamo avuto un vantaggio perché abbiamo usato il cannone per counterare il suo mini pack. Lui ha usato 4, noi abbiamo usato 3, quindi abbiamo guadagnato un costo di mana. E con questo costo di mana, cazzo, questo qui ha le frecce al 9, quindi ci sciotta la principessa, però no, a noi non è un problema. Noi adesso andiamo in vantaggio così. Olè! Ed è giù la torre. Ah, questa mi piace, questa mi piace, questa mi piace, ragazzi, questa mi piace. Ah, il minatore. Qui adesso sto tranquillo. Qui continuiamo a mettere pressure col gigante royale. Mettiamo solo lui, così lui si focussa solo lui. Però intanto iniziamo a buttare il giocatore se per caso lui avesse possibilità di recuperare. Ma comunque, anche se non credo, però ragazzi, non si sa mai, sta roba può succedere ogni tanto che, ecco, vedete, abbiamo perso la torre. Ecco, attenzione, attenzione, attenzione. Questo non mi può, oh, cazzo. Mancano due colpi. Vai, 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 vai. Sì, 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 sì. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto, ragazzi, avete visto? Aveva il vantaggio, è riuscito a recuperare, però 41 trofei. Minchia, minchia. Comunque, stavo dicendo, è riuscito a recuperare il mio vantaggio, però noi siamo riusciti a fregarlo lo stesso. Facciamo l'ultima battaglia e poi vi saluto. Evviva. Ragazzi, ditemi ovviamente nei commenti sempre se vi piacciono, se li gradite, se vi fanno schifo, cosa devo migliorare. Io sono accetto tutte le critiche, non mi faccio problemi. Se dite no, quello non ci è piaciuto, no, quello ci fa schifo, non è che dico no. Un altro col minatore. Ah, ragazzi, oggi ci va di minatore. Oggi il minatore va per la maggiore. Aia, 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 aia. Sei una merda. È un cinese, ragazzi, c'è poco da fare. C'è poco da fare, è un cinese di merda che nera tutto il giorno come una schifezza lurida.